In questo momento siamo qui per presentare Carta Canta. Carta Canta, che è il progetto per il triennio. E Carta Canta è veramente una novità dal punto di vista inclusivo, perché parliamo di narrazione, parliamo di musica, parliamo della globalità delle conoscenze, perché abbiamo messo insieme le attività neuromotorie o spazio-motorie con quella che è la narrazione. Il tutto in un ambiente ludico. E dite, come avete fatto? Abbiamo fatto grazie a una grande fortuna, innanzitutto quello di avere tra le nostre autrici, tra le risorse preziose della casa editrice, una pedagogista clinica che lavora da anni nel mondo scuola, nell'università di Macerata, quindi che ha i suoi bambini, che, ripeto, soprattutto una maestra. Vediamo se ci sta già ascoltando. Raffaella, ci sei? Eccomi, 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 eccomi. Oh, Marco, perfetto. ma una Abbiamo cosa, hai raddoppiato. avvertito chi ci sta ascoltando che si doveva mettere in tutta la ginnastica oggi? Oggi ripartiamo con l'attività neuromotoria, quindi siamo Fantastica. pronti. Ecco, Bene, io sono prontissima, quindi bene. non so che cosa hai anticipato. Ancora nulla, ho solo detto che ci stava ascoltando la dottoressa Raffaella Maggi, che oltre ad essere una dottoressa clinica, pedagogista, di Macerata, è una maestra. Non dimentichiamoci che Sempre. la prima cosa è una maestra, perché Esatto. parlare di predicatore che dal pulpito dice messa non ne può più nessuno. Operatività, concretismo cosmico. Abbiamo parlato di scienze motorie, di spazio, percezione, ma abbiamo anche parlato di narrazione. Quindi le storie bisogna che qualcuno le sappia anche creare, cercare e Ah, raccontare. certo. Vediamo se Davide è qui con noi per farlo. Ecco dire della scuola, si va a cacciare di parole, insieme a Ilaria Romero, una ad Emilia e anche Ari. Ecco dire della scuola, che parole trovo lì. Ciao a tutti. Fantastico. Ci siamo dimenticati di Ciao. aggiungere, grazie, ciao, buona serata ai miei cioè, c'ho il sole che bacia i fronti belli, che adesso non mi aspettavo di avere prima. Dicevo, i miei compagni di viaggio di questa allegra brigata, Marco e Raffaele, poi si aggiungeranno anche altre persone che non svegliamo perché sennò non possiamo spoilerare tutto. Ok. Non posso Allora. dire adesso. Dopo. Allora, Ciao. lui è Davide Conati, ha 5 figli, ma soprattutto ne ha migliaia di figli in giro per l'Italia perché è uno scrittore di narrativa che conoscete da sempre, è scrittore di teatro, produce musica, ma per noi da tantissimo tempo fa formazione e collabora con le nostre redazioni. Non dimentichiamoci che è il best seller per quanto riguarda i nostri cataloghi di narrativa. Wow. Quindi, È vero. coglie, E canta e crea storie per noi. poi Dicevo. non solo, posso dirlo perché io sono anche membro di Agita Teatro, che è un'associazione che si occupa di formazione teatro accreditata con il MIUR. Cioè, ecco, nel senso, Ok, è giusto. allora, tra poco me ne andrò. Abbiamo un ultimo, lascerò la palla alla dottoressa Raffaella Maggi che insieme a Davide, scambiandosi, vi spiegheranno il percorso di Carta Canta. Avremo poi nella parte finale, non una sorpresa, ma un gran professionista, il mio collega Paolo Giuliani. Ce l'abbiamo, Paolo? Eccomi Eccolo. qua. Paolo Ciao Giuliani Marco, è ciao Raffaella. responsabile Ciao Paolo. di tutti i contenuti digitali da Raffaello, quindi è lo scienziato del gruppo. Nella parte finale vi mostrerà come arrivare ai nostri contenuti digitali, perché mai come oggi è importante capire che la DAD va fatta con uno strumento operativo, a prescindere dalla piattaforma e il contenuto che ci mettiamo dentro. Paolo vi porterà in questo. Io adesso, quindi ecco Paolo, giusto? Parliamo di questo. Sì, faremo ecco, un mini tutorial passo passo dove cercherò di ecco, portare il docente a vedere già da oggi alcune anticipazioni legate alle novità di quest'anno. Perfetto. Allora, ciao Paolo, ci vediamo Ciao. dopo.
Me ne vado anch'io perché vado in chat, quindi nella chat sono a vostra completa disposizione per rispondere a tutto quello che mi chiederete. L'attestato arriva entro 36 ore dal termine del webinar. Vi darò tutte le informazioni che ritenete opportune, ovviamente, e ci rivedremo in saluti finali. Me ne vado, grazie, sono in chat. A te, Raffaella. Grazie, grazie, buon pomeriggio a tutti. Vado a proiettare ciò che ci interessa. Dicevo per l'appunto che dovevamo trovarci, no, in questa attività neuromotoria oggi, perché alcune novità che troverete all'interno di questo testo ministeriale attengono proprio nel raccordare, nel mettere insieme l'attività neuromotoria con altre esperienze, no, di tipo conoscitivo ed espressivo, come ad esempio l'educazione musicale, il teatro, giochi motori in palestra ma anche in aula, favorendo naturalmente al massimo tutti i processi creativi del bambino. Quindi queste attività che oggi insieme a David vi andremo un po' a presentare curano tutti quei tipi, no, di collegamento insieme alle altre aree con la matematica, con la lingua italiana, con la storia, la geografia, arte e immagine, tentando proprio di promuovere anche in base a degli studi che io ho approfondito in seno all'Università di Macerata lo sviluppo di tutte quelle capacità relative alle funzioni senso percettive, cui sono connessi i procedimenti di ingresso e di analisi degli stimoli e delle informazioni. Chi di voi, in qualche modo, se ne intende delle neuroscienze, sa che tutti gli studi delle neuroscienze stanno andando verso questa direzione. Sappiamo che anche il Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso delle progettualità regionali, si sta attivando per l'attività neuromotoria. Io stessa faccio parte di una sperimentazione con il gruppo regionale Marche. Ho inserito, guarda caso, anche la mia classe, ma essendo uno dei coordinatori scientifici non posso far meno, no, di inserirla. Stiamo avendo degli ottimi risultati perché in effetti la finalità di tutto ciò è quella di consolidare ma anche affinare a livello concreto tutti quegli schemi motorio statici e dinamici indispensabili al controllo del corpo, dunque anche alla scrittura, no? Quindi a come impugnare il mezzo grafico, a come orientarsi sul foglio di lavoro, come organizzare i movimenti. Sappiamo che i nostri studenti sono spesso goffi, li vediamo, no? Anche in palestra, non sanno più rotolare, non sanno più fare come si chiama? Non la cavallina, la ruota, non sanno più, no? Neanche correre, non seguono più i ritmi. Quindi andiamo a ricollegarci partendo da una mia conterranea, Maria Montessori. Non posso non partire da lei, da quello che scrisse più di 100 anni fa all'interno di un testo ancora meraviglioso e importante, quale Il segreto dell'infanzia. Già Maria Montessori all'epoca aveva compreso che il movimento va considerato da un nuovo punto di vista. A causa però di errori e malintesi, lo si è sempre considerato qualcosa di meno nobile di quello che è. Soltanto l'educazione fisica ha preso in considerazione il movimento, ma senza purtroppo riconoscerlo connessa all'intelligenza, perché l'attività neuromotoria attiva, torno a ripetere, tutti quei processi mentali che avvengono a livello neurocorticale che sollecitano l'apprendimento. L'attività motoria è importantissima. L'attività motoria oggi è considerata, e per fortuna lo stanno riscoprendo, una parte integrante dell'educazione generale, addirittura fondamentale per lo sviluppo della personalità nella sua globalità.
Quindi il movimento, come direbbe Maria Montessori, è maestro, è saggezza, è libertà, consente a qualsiasi bambino di sperimentarsi. Ed è questa l'intenzione che noi abbiamo messo all'interno di quel libricino propedeutico a tutto il metodo di Carta Canta, che va proprio ad implementare quelle competenze, quelle abilità di base, provando naturalmente il bambino anche delle emozioni. Quindi la motricità si declina all'interno di tutte quelle abilità che attengono la lettura, la scrittura, la grafomotricità, a livello linguistico. Poi dopo vi farò dei giochi, di pensiero, di calcolo. E dunque è importante perché favorisce un'organizzazione. Quindi un'organizzazione del pensiero. Quindi l'acquisizione anche di tutti quei concetti topologici, vicino, lontano e quant'altro, risulta dunque fondamentale per l'apprendimento, perché consente la comprensione di tutte quelle relazioni che intercorrono tra il bambino e lo spazio che lo circonda. Quindi l'orientamento spaziale implica la consapevolezza, in primis, della posizione che ogni bambino occupa nello spazio, nell'aula, nell'ambiente della scuola, ma anche i cambiamenti che intervengono sia in se stesso che nell'ambiente insieme agli altri. Quindi, quale collegamento tra motricità e pensiero e concetti topologici? Non possiamo non pensare che nel processo di lettura e di scrittura, non ci siano quei riferimenti necessari per collegare le lettere nella giusta direzione. Se io penso anche al corsivo, faccio un accenno a un testo che ho curato tantissimo in giorni di scuola, che era il laboratorio del corsivo. Quindi, ad esempio, ci sono delle lettere che andavano solamente, no, nel prato, quindi come la R, la M, la N, altre letterine che oltre al prato andavano più in alto. Quindi anche questo movimento, accompagnando, no, nell'aula questo movimento basso-alto, consente al bambino di dare una posizione, una direzione. Inoltre, il leggere, no? Il leggere, noi sappiamo che la direzione è da sinistra a destra. E dunque il bambino che impara, a meno che non sia un arabo che va destra a sinistra, ma noi abbiamo a che fare solitamente da sinistra a destra, quindi riconoscendo proprio il nostro codice linguistico. Per non parlare poi della matematica. Pensiamo a quando i bambini debbono andare ad incolonnare delle cifre. Quando hanno a che fare con le operazioni, con i numeri decimali, anche perché noi solitamente scriviamo da sinistra a destra, nell'incolonnamento spesso i bambini vanno a scrivere da destra a sinistra per, no, trovare una giusta collocazione o quello che è in grado da sinistra a destra, ma poi nel contare riparto da destra a sinistra. Vedete tutti questi schemi crociati che comunque risultano a livello corticale, perché comunque la parte destra del cervello comanda la sinistra e la sinistra comanda la destra. Quindi la motricità serve proprio a questo, ad andare a consolidare concetti topologici e rafforzare alcune situazioni di base. David, ci sei? Ti voglio dare la parola perché abbiamo fatto delle cose molto carine relativamente a questo. Allora, intanto per quale motivo, cioè uno dice sì, perfetto, bei concetti, ma e se imparando mi divertissi? Allora, per facilitare anche il processo di memorizzazione di tutta una serie di concetti anche complessi o appunto un po' più che potrebbero essere difficili, soprattutto per i primi giorni, l'idea di coinvolgermi nella scrittura di moltissime filastrocche e in oltre 60 canzoni. Per parlare di tutte le materie, ad esempio, vabbè, questa è anche facile. Alfabeto, alfabeto, quante parole si imparano? Alfabeto, alfabeto.
Alfabeto, imparale con me, ma non ve le canto tutte. Mi toccherà scoprirle nel CD. Ecco, e la cosa bella della musica, e comunque delle tecniche teatrali o dei giochi neuromotori, è che sono attività estremamente, come potremmo dire, innanzitutto inclusive, poi socializzanti. D'accordo, adesso c'è la difficoltà del fatto di riuscire a lavorare assieme perché inevitabilmente siamo tutti divisi, io lo so, cioè, mi relaziono tutti i giorni. Io lavoro con moltissimi insegnanti e le problematiche sono proprio quelle che il fatto che non si può fare didattica a distanza perché, cioè, o quantomeno è una didattica diversa perché lo sappiamo bene che la presenza in aula è un'altra cosa, cioè è un altro tipo di relazione. Però il fatto appunto di pensare a tutta una serie di attività molto inclusive che permettano proprio ai bambini fin dai primi giorni di poter collaborare e imparare divertendosi. Io non anticiperei di più, se non lo so, magari possiamo passare ad esempio a qualcosa di concreto, Raffaella, tipo Sì, lettere. le Così lettere, cominciamo bravissimo. a giocare. Certo. Allora, per esempio, all'interno del nostro testo abbiamo previsto le carte con le lettere, Quindi abbiamo vocali e consonanti. Abbiamo per ogni carta noi, per ogni vocale, scusatemi, e ogni consonante ne abbiamo due. Un primo gioco che potremmo fare è questo. Andiamo a scegliere delle consonanti, per esempio la V, le dispongo sul tavolo, V, T, voi vedete che ci sono naturalmente le immagini che i bambini notano, quindi tulipano, topo, e naturalmente tulipano e topo debbono. Scusate, ho fatto un errore. Mi vedete? Davide, ci sono? Ci sei, Ci ci sono, io non. sei, ci sei. Ci sono, io perché non vi vedo più, non lo so che cosa ho fatto. Va bene, l'importante è che mi vediate. Eccoci qua, quindi tulipano e topo. Ma al di là di questo, possiamo andare a creare ulteriori giochi con queste carte, con suoni simili. Oppure io adesso vi propongo un gioco con i numeri. Siete pronti? Mi raccomando, ecco perché vi chiedevo di stare con la tuta da ginnastica in movimento. Allora, voi Sigla! cominciate a battere i piedi, battete i piedi destra e sinistra, sta sinistra. E poi cominciamo con le mani. 0, 10, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1, 10, 0. E poi ricominciate con i bambini, andando indietro. 10, 0. 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 4, 6, 3, 7, 4, scusatemi, 2, 8, 1, 9, 10 e 0. Non basta, adesso ne facciamo uno più difficile. No, Sempre per in alto. favore! Sì, No! adesso questo, Difficile, questo è bellissimo, questo no! proprio sviluppa dell'abilità e pensiero e c'è il cosiddetto reveil. Proviamo, dai Davide, ti voglio vedere, eh? Ti voglio vedere, non mi far fare le figuracce. Allora, attenzione, in velocità, in velocità. Allora, camminando e battendo le mani, lunedì 4 maggio, martedì 5 maggio, mercoledì 6 maggio, giovedì 7 maggio, venerdì 8 maggio, sabato 9 maggio, domenica 10 maggio. Indietro, indietro, veloci. Domenica 10 maggio, sabato 9 maggio, venerdì 8 maggio, giovedì 7 maggio, mercoledì 6 maggio, martedì 5 maggio, lunedì 4 maggio. Che ne dici, David? Possiamo farlo? Io suono e farò così. Sì,
Se vuoi contare, impara i numeri. Se vuoi contare, impara i numeri. Se nella vita sai più numeri, conti di più. E anche qui, per ciascun numero, c'è esattamente un gioco motorio che è legato alla canzone. Assolutamente sì. La cosa divertente, se vogliamo, posso dire anche questo, al di là di tutta una serie di giochi motori, provocazioni che si possono fare sia in palestra, sperando appunto anche a distanza di 1,5 m ciascuno l'uno dall'altro, o anche all'aperto adesso, ma che potrebbe essere interessante. In un percorso anche che si sviluppa in tutto l'anno scolastico, poi alla fine in una sorta di saggio coinvolgere i genitori, perché io vi garantisco che ogni volta che facciamo gli incontri con i docenti, ogni volta mi mette alla prova e io non ho ancora capito come si fanno. Perfetto. Adesso guarda, allora noi abbiamo all'interno del nostro meraviglioso libro anche le carte con i numeri. Per esempio, davanti c'è il numero, dietro abbiamo il simbolo. I bambini possono, vedete anche uno e uno scritto. I bambini possono anche giocare tra di loro. Magari un bambino fa vedere la quantità. Esempio, questo è, no, contandolo, sono quattro fiorellini. L'altro bambino subito prende la carta e dice quattro. Sono dei semplici giochi, ma che possono stimolare gli apprendimenti. In classe seconda, ad esempio, abbiamo inserito anche le tabelline meravigliose. Perché? Perché il bambino, per esempio, ha dietro la tabellina del 2. E dietro c'è la scritta completamente. In un gioco di cooperative learning nel quale c'è una co-costruzione sociale della conoscenza, c'è una negoziazione dove i bambini si divertono, sono motivati, sono stimolati. Pensate a imparare le tabelline in due in cui i bambini possono scegliere una carta e dire la tabellina. Non basta, non abbiamo pensato solo questo. Abbiamo pensato, per esempio, anche agli euro. Perché? Perché comunque la matematica è finalizzata alla compravendita. Quindi abbiamo per ogni banconota fatta una suddivisione, per esempio, con le monete, oppure la banconota da 50 euro l'abbiamo rideclinata con 5 banconote da 10 euro ciascuna. Quindi i bambini si può anche chiedere, formami per esempio una banconota da 100 euro con il minor banconote di numero possibile. Possiamo anche, per esempio, fare lo stesso gioco con i numeri decimali. Componi 237 euro con il minor numero di banconote e monete messe insieme. Raffaella, scusami se ti interrompo. Dimmi. Scusa, però sai che io sono diversamente vedente. Puoi mostrare meglio le carte? Perché io onestamente, sai, proprio sono talpone. Tirali su. Di Allora, più, di più. io per in Oh, effetti grazie. non so che cosa io abbia combinato nel mio No, adesso computer. ci vedo. No, non toccare Dov'è? nulla. Non tocco. Allora, queste sono le carte. Eccoci. Per esempio, questa è una banconota a 100 euro. La posso suddividere con 5 banconote da 20 euro. Altrimenti, ogni banconota da 20 euro con 2 da 10 euro oppure con 4 banconote da 5 euro. I bambini imparano divertendosi e giocando e le insegnanti sono coadiuvate per i loro insegnamenti. Non basta, abbiamo pensato anche alla costruzione di frasi. Adesso qui ti voglio, David, No, ma perché? Ma cioè, ti secondo ricordi me tu ti diverti a noi abbiamo inseguire. pensato a questo personaggio, a Tira su la questo. carta. Ecco, ti ricordi dove noi avevamo il viso che era il soggetto, un po' Sì? stile Montessoriano, il cerchio rosso era il predicato,
Le due braccia gialle erano le espansioni dove e quando. Inoltre abbiamo il verde che è l'espansione diretta che risponde a chi che cosa. Questo ci consente di giocare con delle carte, quindi soggetto, predicato, espansione diretta, espansione indiretta. Se noi ad esempio prendiamo Fai una quattro prova. bambini, faccio una Ecco, prova, scusami. certo. Porcaro, sai che io sono tardo, ho bisogno degli esempi pratici. Adesso te Ah, lo anche la signora a casa spiego. l'ho vista perché si è girata un attimo, c'è una signora a casa, l'ho vista perché stava preparando anche la cena, per cui si è girata un secondo e ha perso quello che stavi dicendo. Adesso lo ripeto. Allora, noi L'ho abbiamo vista. la carta blu che è il soggetto. Possiamo prendere Corrado. Il soggetto è Corrado. Di chi si parla? Di Corrado. Verbo, predicato. Che cosa fa Corrado? Lancia. Quindi noi possiamo prendere quattro bambini, uno è il soggetto, uno è il predicato, uno è l'espansione diretta. Lancia che cosa? La palla. Un'espansione indiretta dove? Dove? Col triangolino, vi ricordate una delle due braccia? Al parco. Poi chiediamo ai bambini di spostarsi, invece di dire la frase Corrado lancia la palla al parco, rimoduliamo la frase. Al parco, Corrado lancia la palla. Oppure, partendo dal predicato, lancia Corrado la palla al parco. Quindi anche qui giochiamo con il ruolo della rimodulazione dell'enunciato in diverse modalità. Possiamo fare in modo che i bambini si divertano a squadra tra di loro, li sollecitiamo e per loro diventa anche un tipo di apprendimento significativo, ovvero sia il bambino giocando impara e dà senso, significato insieme agli altri del proprio apprendimento. È un apprendimento di tipo collaborativo insieme agli altri. Non ci si stanca, ci si diverte. Abbiamo pensato a questo nuovo metodo come un metodo divertente. Dalla prima alla terza, in modo tale che tutti i bambini possano interagire tra di loro. Ma non basta, abbiamo pensato ad esempio anche a delle, chiamiamole nomenclature, non me ne voglia la grande Maria Montessori. In classe terza, ad esempio, abbiamo pensato a dei paesaggi. Ad esempio, siamo partiti da un'immagine, l'immagine della pianura. E dietro, naturalmente, siamo andati a spiegare che cos'è la pianura, mettendo in evidenza tutte le caratteristiche più importanti. Oltre alla pianura, ad esempio, l'ambiente del lago, con dietro tutte le specifiche. Quindi qui, ad esempio, oltre al lago, la collina, la montagna, naturalmente, pensate quanto si possano divertire qui i bambini quando giocano in coppia o a tre e uno di loro tira fuori un'immagine del genere e si chiede che cos'è, quale ambiente stai vedendo? E il bambino naturalmente qui dovrà dire che è un ambiente di montagna. Potranno interrogarsi tra di loro. Ecco che in una carta abbiamo racchiuso uno schema riassuntivo, abbiamo racchiuso una mappa, abbiamo racchiuso dei concetti importanti, ma i bambini possono giocare tra di loro tranquillamente, divertendosi senza cercare altre soluzioni. Ma non basta. Posso Oh, intervenire? Nel vai, vai. senso Ecco che che, qua tra l'altro. io parlo, tu parli, no, oramai ci conosciamo e non ci fermiamo Sì, più. Vai. lo so, infatti. No, ma allora, sostanzialmente, poi per riassumere tutti i concetti che si ritrovano nelle carte e che si possono, come dire, sperimentare, perché alla base di tutto c'è l'imparare facendo.
perché appunto se Esatto. faccio imparo meglio, che è tipico, cioè è preso comunque mutuato da attività più artistiche come l'arte immagine, come la musica, che ripeto è altamente inclusiva perché le canzoni permettono poi di memorizzare tutti i concetti difficili, sono allegre perché al di là delle cioè della chitarra e voce che vi eseguo io oggi, sono state realizzate tutte in studio da Giordano Bruno Tedeschi, che collabora con me, che è un professionista che suona di tutto e di più, per cui anche la qualità poi sonora, cioè, c'è una varietà musicale veramente interessante e anche di ulteriore stimolo per approfondire anche questo. La cosa bella è proprio il permettere di fare delle attività che sono divertenti e inclusive, soprattutto molto inclusive, perché chi conosce poco la lingua attraverso le immagini memorizza meglio i concetti, sia chi conosce poco la lingua perché la sa poco, e chi conosce poco la lingua perché magari arriva da un'altra regione geografica, altra zona geografica. Quindi in questo senso permette proprio di fare più gruppo e squadra attraverso il movimento, attraverso le attività teatrali, attraverso il gioco motorio, neuromotorio, le filastrocche, le canzoni e le attività teatrali, ecco, insomma, anche che aiutano a cambiare punto di vista, a mettersi in gioco, a utilizzare il corpo, lo spazio e la voce. Tornando al discorso del gioco, Raffaella, l'ulteriore sviluppo, ad esempio, nel momento in cui si costruisce il racconto, è quello di giocare con i tipi testuali. Nel caso specifico, ho preso a prestito la fiaba di Riccioli d'Oro e l'ho elaborata in Bene. moltissimi testi diversi per far capire Bene. che diventa un modello chiaramente anche questo, perché diventa, cioè sì, con Riccioli d'Oro noi abbiamo fatto questo, tu lo puoi fare con la storia che ti sei inventato, con un altro tipo di racconto, e diventa un esercizio creativo di riscrittura. Per esempio, vabbè, il testo narrativo, Ricciolina Ficcanaso. Da Vai. poco la famiglia Orsi si è trasferita in città. Vicino a loro abita una bimbetta un po' troppo curiosa, Riccioli d'Oro, chiamata così per la sua capigliatura. Un giorno Riccioli d'Oro si avvicina più del solito alla finestra della cucina della famiglia Orsi per sbirciare dentro. I tre si sono appena seduti a tavola quando squilla il telefono del signor Orsi e i tre se ne vanno via di corsa, lasciando tutto sulla tavola. In un attimo sono in macchina e sfrecciano via. Riccioli d'Oro si accorge che non hanno chiuso la porta e la sua curiosità aumenta. Deve assolutamente entrare in quella casa, così si intrufola dalla porta. Sulla tavola ci sono tre piatti colmi di zuppa. La bambina, curiosa com'è, ne assaggia un po'. Poi va nelle camere, si siede sui letti e proprio quando si sdraia sul letto del bimbo sente arrivare la macchina del signor Orsi. Sono tornati. E adesso? Un esempio. Un altro esempio, non ve li leggo tutti perché veramente qui abbiamo giocato moltissimo con tutte le tipologie testuali. Un altro potrebbe essere il testo regolativo. Esatto. Cosa fai con le scarpe sul letto? Gridò il piccolo Orsi. Moltissimo. Adesso ti spiego le regole della casa così non sbaglio più. Oh, dunque, concluse il ragazzino. Allora, per prima cosa, quando si entra in casa ci si tolgono le scarpe. Non si corre. Prima di sedersi a tavola ci si deve sempre lavare le mani. A tavola non si possono portare i telefonini, si mangia sempre tutto. Ciascuno deve dare una mano a sparecchiare. Non si salta sui letti, scusate. Prima di andare a dormire si lava i denti. Tutto chiaro? Riccioli d'Oro guardò il bambino che continuava a parlare senza capire una sola cosa di ciò che stava dicendo. Perché mi guardi così? Insistette lui. A Casa tua fai quello che ti pare? Spaventata per il tono che quel bambino stava usando, Riccioli d'Oro saltò fuori dalla finestra. Gridò il piccoletto. Aggiungere anche che non si esce dalla finestra! Concluse quello mentre la bambina scappò a gambe levate. Poi, chiaramente anche questo può essere declinato in altre forme e così concludo sempre con l'intervento musicale riassuntivo, perché il testo in rima diventa una filastrocca. La filastrocca, a
aggiungendo un ritornello, diventa canzone che fa così. Un pomeriggio d'estate inoltrata, con il fiatone e l'aria accaldata, una bimbetta dei riccioli d'oro gira nel bosco cercando ristoro, le offre riparoli nella raduna, una casetta che pare sicura, non c'è nessuno, la porta è aperta, la costruzione le sembra deserta, ma dalla tavola che appare chiara capisce che quella casa è abitata, ci sono tre piatti belli fumanti con dei bimbetti. Tanti riccioli d'oro, bimba curiosa, dove ti porta la tua curiosità? Stop. Raffaella! Dimmi. Allora, io ci sono, perché ti ascoltavo e poi sai che le tue canzoni mi piacciono tantissimo, perché vanno anche nell'ottica dell'automatismo, ovvero sia quando i bambini lavorano in questa modalità, con questo approccio, chiamiamolo polivalente, divertendosi, riescono anche a coordinarsi, mantenere il ritmo, anche in una modalità fluida. Quindi il loro pensiero automatizza tutte le sequenze. Perché in effetti le capacità motorie in realtà che cosa sono? No? Quello che noi vorremmo spiegarvi attraverso anche questi giochi sono proprio i presupposti, stanno alla base di quello che avviene all'interno del cognitivo, che quindi vanno a formare le abilità motorie. Quindi sono tutti quei, definiamoli così, prerequisiti che vanno poi a sviluppare anche le ulteriori abilità di ordine superiore che sono tecnico-motorie. Perché quello che ci stava raccontando David, per esempio rimodulare anche una storia, perché il raccontare una storia, i bambini sono molto disorganizzati anche quando narrano, quando ci raccontano, quindi attirare l'attenzione con dei racconti fatti anche insieme, in cui oggi Davide mi dispiace non abbiamo tempo qui per fare quel gioco meraviglioso che abbiamo fatto negli incontri, che effettivamente era a dimostrazione del fatto che nel racconto spesso i bambini possono perdere anche la sequenzialità, possono perdere anche informazioni importanti. Quindi attraverso una modalità giocosa che sia comunque persistente, che sia in continuo esercizio, quindi queste attività siano per tutti voi spunto di riflessione per la vostra didattica. Non vanno fatte un mese sì e un mese lascio perdere. Perché? Perché tutte queste capacità, queste abilità che io vado ad implementare, sono un po', io le definisco, i mattoni necessari per la costruzione del pensiero. Come diceva anche Maria Montessori, tutto passa attraverso la sensorialità. Prima David parlava, no, l'imparare facendo. Qui ritorna un altro grande della letteratura pedagogica, psicologica e dunque dell'apprendimento. John Dewey parlava proprio del learning by doing, l'imparare facendo, cosa che oggi purtroppo nelle nostre classi non lo facciamo più, ma guarda caso lo stiamo riscoprendo in questo periodo storico, perlomeno io lo faccio anche insieme ad altre colleghe, attraverso la didattica a distanza, in cui comunque metto i bambini un'ottica di giocare, di implementare tutte quelle abilità neuromotorie, altrimenti dette anche skills, che in realtà sono una sequenza ordinata di movimenti appresi, imparati, consolidati,
quella casa che ho costruito mattone sopra mattone, ma con cemento forte, indistruttibile, in cui la memoria sequenziale si rinforza. Non è più una memoria breve, perché se io penso anche a tanti nostri bambini che hanno delle difficoltà nella memoria di lavoro, si scordano le cose, in realtà noi dobbiamo consolidarli. Quindi dobbiamo coinvolgere le processazioni cognitive, che vanno naturalmente ad automatizzarsi attraverso la ripetizione. Perché oggi i bambini non sanno più fare una capovolta? Perché non la fanno più? Perché non sanno più correre con un ritmo sotto? Perché non lo fanno più? Perché non sanno più frenare? Perché non sono mai esercitati? Quindi chiedo una grossa riflessione, e tutto quello che noi vi stiamo dicendo e sollecitando, naturalmente lo troverete in tutto il metodo di carta canta, trasversalmente, a partire dall'insegnamento della letto-scrittura, all'insegnamento della matematica, perché poi abbiamo ripreso anche gli stessi ambienti. E su questo, Davide, tu puoi dare dei suggerimenti preziosi. Quale ambiente abbiamo preso e che cosa hai Allora, fatto tu come narratore? vabbè, per ciascun ambiente sono state scritte, sostanzialmente ho scritto moltissime filastrocche che permettono di memorizzare i vari passaggi, non solo per tutte le tabelline, sono state rimusicate e c'è una canzone per aiutare a memorizzare ciascuna tabellina. Quindi, È la insomma, verità che mi hai odiato quando te l'ho chiesto. beh, L'hai sai, a me odiata. piacciono, mi piacciono le sfide, quindi a me è stato, beh, al di là che alcuni in progetti similari avevo già partecipato, però ogni volta ci si deve rimettere in gioco e ripensarle in un'altra ottica diversa, quindi comunque è un altro esercizio di stile, e va così, e quindi sì, diventa anche un mettersi in gioco per imparare a rifare le cose. E quindi sì, per esempio i vari ambienti, anche all'inizio, soprattutto nel metodo iniziale, che dei primi giorni, ci sono tutta una serie in più anche di attività artistiche per focalizzare meglio gli ambienti, utilizzando molto i colori, le mani, i piedi, cartelloni. Certo, si possono fare anche a distanza, ora. In questo momento, perché effettivamente si possono prestare anche ad una didattica a distanza. Chiaro che partendo sempre dal concetto che tutte le attività devono essere inclusive, attività devono essere fortemente di reazione, e quindi dalla mia deformazione di regista o comunque di educatore teatrale, ho sempre pensato a questa cosa, innanzitutto, al fatto che ci fosse il movimento legato a una disciplina, e quindi che permettesse proprio di essere un'attività anche multidisciplinare, giocando, ma che si imparassero tante cose contemporaneamente. Possiamo far fare ai nostri amici insegnanti che ci seguono da casa il gioco neuromotorio finale, oppure c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? No, io volevo solamente proprio dire che in realtà quello che serve, come tu dicevi, no, per affinare proprio queste abilità, occorre intensività. Intensività, esercizio e dunque tutte queste attività che a noi possono sembrare sciocche, pensiamo che non abbiamo tempo a scuola. In realtà sono propedeutiche, sono fondamentali per l'acquisizione di abilità cognitive. Quindi, che cosa consentono? Oltre alla fluidità, consentono la velocità reattiva di questi bambini, perché comunque lo sport, l'attività motoria, consente di essere più fluidi e più veloci. Consente anche di ordinare nello spazio una sequenza anche di azioni, ma nello spazio che poi ritroveremo sicuramente anche all'interno del quaderno, della pagina del quaderno. Anche azioni bimanuali. I bambini oggi sono abituati a fare una cosa a
alla volta. Insieme più cose fanno difficoltà, mostrano veramente incertezze. Quindi occorrono delle azioni combinate, come quella naturalmente che adesso tu andrai, no, a presentare, perché questa è fortissima e Certo, sfida allora l'attenzione. è uno dei vari giochi neuromotori che abbiamo pensato per i primi giorni, ma che poi alla fine toccherà riproporlo per tutto l'anno scolastico per memorizzare dei concetti base, che poi alla fine diventa anche un, lo possiamo chiamare un ballo di gruppo se vogliamo. Sì, Per cui adesso da certo. casa, visto che avete abbigliamento comodo e scarpette da ginnastica, immaginate di tracciare per terra un cerchio. Allora, se voi aveste sotto mano un hula hoop, sarebbe perfetto. Però, insomma, partiamo da questo. Avete un cerchio, quindi vi mettete fuori dal cerchio e i movimenti sono facili, nel senso che comunque prima di eseguire ciascun gioco c'è una tabella che spiega quali sono i movimenti. Quindi alla parola fuori, state tutti fuori dal cerchio. C'è il solito insegnante pigrone, no? Quello dei maschi che lo vedo che è lì che può temporeggia. No, 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 in piedi dietro al cerchio, In grazie. piedi. Allora, la parola fuori dal cielo, perché lo vedo da qua, l'ho visto, cioè. Allora, intorno, alla parola dentro, si va dentro, e poi fuori, e dentro, e dentro. E poi il resto, la canzone lo dice, per cui prima ve la faccio lentamente. Attenzione. Siamo tutti fuori intorno a un grande cerchio. Siamo tutti dentro, al dentro si salta, giusto? Siamo tutti dentro ad un grande cerchio e facendo un passo andiamo fuori. Oh, facile, no? Fin qua, giusto? Ce l'avete fatta tutti dentro, fuori. Siamo tutti fuori intorno a un grande cerchio, le femmine stanno fuori, le femmine stanno fuori. C'è il solito collega che si sbaglia. Per favore, stiamo Esatto. attenti. Le femmine stanno fuori, i maschi vanno dentro con un movimento che era fuori è dentro. E chi era dentro adesso fuori va. Guarda Quelli che che c'è quello sono che ha fuori sbagliato, eh. battono le mani, c'è sempre quello che non va coordinato, no? Mani, quelli che sono dentro piegano le gambe, quelli che sono fuori piegano le gambe, e chi era dentro adesso fuori va. Facile, no? Bene, ora che l'avete memorizzato, acceleriamo il tempo. Siamo tutti fuori intorno a un grande cerchio, siamo tutti fuori, siamo tutti dentro ad un grande cerchio e facendo un passo andiamo fuori. Siamo tutti fuori intorno a un grande cerchio, le femmine stanno fuori, i maschi vanno dentro con un movimento che era fuori è dentro e chi era dentro adesso fuori va. Quelli che sono fuori battono le mani, quelli che sono dentro piegano le gambe, quelli che sono fuori piegano le gambe, e chi era dentro adesso fuori va. Potremmo accelerare ancora, ma prima lo dovete riprovare parecchie volte. Raffaella, ci sei? Certo, Sì, ci sono. Mi senti? forte e chiaro. Benissimo. Allora, questo vedi, già è stato un gioco neuromotorio che ha sfidato i bambini ad essere attenti, ad essere accorti, perché dentro, fuori, maschi e femmine, occorre un bagaglio, no, di conoscenze non indifferente, quindi in qualche modo potrebbe sollecitare parecchio a livello, no? Oltre a livello, chiamiamolo meccanico, quindi quelle capacità a livello meccanico che i bambini hanno, quindi proprio l'apparato neuro, no, motorio. In più quella capacità organica generale, ma soprattutto la neuromotricità, perché abbiamo coinvolto le sinestesie neuromotorie, cioè più azioni insieme, perché qui i bambini cosa hanno fatto? Debbono ascoltare, debbono selezionare le informazioni, si debbono mettere in gioco,
E anche, come posso dire, selezionare ciò che attiene l'interno e quello che attiene l'esterno, ma anche pensando se sono un maschio o se sono una femmina. Quindi, per esempio, questo è un gioco che può andare a rafforzare la memoria di lavoro. Un altro gioco che, per esempio, può andare a implementare la memoria di lavoro è il dettato neuromotorio in palestra, ovvero sia vado a dettare, preparo un setting, metto tre cerchi, uno giallo, uno verde e uno rosso, e dico al bambino nel cerchio giallo salti due volte, nel cerchio rosso batti tre volte le mani, nel cerchio verde prendi la palla, la lanci in alto, ogni volta che la lanci in alto per due volte batti le mani. Vi accorgerete che i bambini vi guardano e vi dicono: Maestra, non ho capito. Quindi tutti questi esercizi in palestra, in aula, metti in ordine dal più piccolo al più grande, dal più corto al più lungo, dal più alto al più basso, precedente e successivo, pensiamo alla matematica. Per i bambini è difficile capire che cosa significa il numero precedente e numero successivo. Me lo insegnate voi. Chi insegna matematica fin dalla classe prima sa che si trova in grande difficoltà di insegnare queste cose. Quindi, attraverso l'attività motoria che possiamo fare anche in aula, mettiamo i bambini in fila uno dopo l'altro. Chi è che ti precede? Chi è che è successivo a te? Quindi interroghiamoli, poi andiamo a lavorare sul quaderno, perché se non facciamo queste azioni nello spazio a livello di attività neuromotoria, ci perderemo tanti di quei bambini e i loro apprendimenti. L'apprendimento, torno a ribadire, deve essere significativo, deve essere un apprendimento giocoso e di tipo laboratoriale. I latini dicevano auditorium et laboratorium. Posso Perché? fermarti, Raffaella? Scusami, scusami, Certo, perché vai. appunto da casa chiedono una cosa, nel senso che sostanzialmente loro c'è un insegnante che solleva un dubbio, perché dice: ma certo, tutto quello che di cui stiamo parlando fa riferimento ad attività artistiche e motorie, che però Sì. ritiene che sia difficile iniziare, o quantomeno non difficile, qualcuno dice addirittura impossibile. No. Iniziare un approccio, aspetta No. che finisco, iniziare con le future prime, perché appunto come si fa? Cioè, chiedono come si può applicare ciò di cui stiamo parlando anche nell'ottica di un insegnamento a distanza. Allora, facile perché comunque tutti i bambini avranno, diciamo, i nostri testi. Quindi nei testi c'è l'illustrazione specifica di quello che loro devono fare. Voglio essere ancora più determinata. Abbiamo strutturato il testo in questo modo. A sinistra ci sarà, l'immagine proprio dell'attività motoria da fare, l'esercizio, con tutta la spiegazione. Quindi la spiegazione è fatta proprio per l'insegnante. Quindi l'insegnante spiegherà anche al singolo bambino. Abbiamo studiato anche dei giochi molto semplici che si possono fare anche a casa con dei materiali facilmente reperibili a casa e che Sì. inoltre possono poi naturalmente fare a casa. Magari l'insegnante può attivare questa attività anche due volte a settimana, anche in un momento prima del live, ve lo posso dire perché io lo faccio in una sorta di riattivazione, soprattutto con quei bambini magari del gruppo che ne si agganciano verso le 8:30, che sono un po' più assonnati, che hanno perso quei ritmi che hanno, no, nella quotidianità. E quindi noi possiamo aiutarli divertendosi, anche perché questa è una situazione emergenziale completamente nuova. Forse, non lo so, siamo stati relativamente a queste anche illuminati, perché in effetti questo testo di supporto va a implementare anche attività artistiche, va anche a implementare quelle attività di discriminazione visiva che i bambini possono fare
anche da soli. Naturalmente la spiegazione insegnante ci deve essere sempre, ma l'attività neuromotoria io la posso controllare. Questo ve lo dico perché, come ho detto ex ante all'inizio del mio intervento insieme a David, quello che per esempio io sto facendo in questo progetto sperimentale nel quale sono inserita, dove naturalmente do con i coordinatori di questo progetto delle attività, no? Sono delle attività che i bambini dovrebbero fare un po' tutti i giorni, ma in questo momento certo che è difficile, però quando io li vedo in live, quelle attività le facciamo insieme. Dedico quei 10 minuti che sono un reveio, sono una riattivazione. Spero di aver con questo risposto anche alla collega, poi naturalmente siamo disponibilissimi a C'era un'altra tutto domanda, quello. nel senso che un'altra insegnante che diceva che quali giochi consigliamo per rafforzare la memoria di lavoro di bambini che hanno sostegno per difficoltà di apprendimento dovuto proprio alla memoria. Allora, le Sì, canzoni, per esempio, io parto già allora. da quelle perché da ex pubblicitario, io quando lavoravo appunto per questa agenzia di Milano, all'inizio del mio lavoro da scrivente, la prima cosa che ti insegnano è che qualsiasi messaggio veicolato alla musica tengo fissi in testa a vita. A volte è più facile che ti ricordi come dire, la melodia, ma ti dimentichi le parole, però poi alla fine ci pensi e ti vengono in mente. Pensate ai jingle degli spot più famosi, per esempio. E quindi applicando questo concetto ad esempio, alle figure piane. Oppure anche alle quattro operazioni, cioè, mi hanno fatto scrivere un rap per No. le quattro operazioni, o per la moltiplicazione e la divisione, perché alla fine veramente ti diverti, però fissi a memoria, ce cioè la fissi nella memoria, grazie ad una canzoncina che poi diventa anche orecchiabile e la canticchi, come ad esempio quella di prima, ma. Ne ho scritte più di 60, giusto per Certo. dire. Ecco, Ma per anche cui sì, perché, ho le guarda, filastrocche corte, sì. ti vengo incontro relativamente a questo. Allora, come chiedeva la collega, noi sappiamo che chi si intende in neuroscienze, io perdonatemi, ma mi sono un po' incardinata in questi studi, ma perché se non studiamo come funziona il cervello umano, non riusciamo ad agire, no? Quindi, relativamente, per esempio, a quello che chiede la collega, noi sappiamo che il massimo sviluppo delle capacità senso-percettive i bambini ce l'hanno proprio tra i 3 e i 7 anni. Quindi, se noi non interveniamo, soprattutto in questa età, che loro utilizzano degli, a livello scientifico si chiamano analizzatore, no? Ovvero sia vestibolare, tattile, cinestetico, uditivo, visivo, ma soprattutto quello visivo che aiuta a memorizzare, cioè a ricostruire, a sedimentare su quelle conoscenze pregresse che i bambini hanno, no? Accumulato nel corso degli anni, nuove conoscenze che poi si trasformano e, come diceva Jean Piaget, fanno sì che si adattino, cioè la risposta adattiva comportamentale dei bambini è diversa. Quindi quale attività? Quelle che dicevi ad esempio tu, oppure il gioco del memory, gioco degli scacchi, gioco dell'oca, per esempio quello che vi ho fatto vedere prima con le carte, dove noi naturalmente andiamo a vedere non so, l'immagine, per esempio, fata che la vada ad associare con un'altra immagine, con la F, che potrebbe essere farfalla. Quindi l'immagine, il senso iconico-visivo che possono naturalmente aiutare a memorizzare, ma naturalmente torno anche a ribadire che la memoria
va esercitata. L'esercizio costante e continuo, soprattutto con quei bambini che hanno difficoltà nell'apprendimento. Parlo di bambini con disturbi evolutivi specifici, intendendo tra essi, per esempio, anche disturbi specifici dell'apprendimento, ADHD, borderline cognitivo e in alcuni casi anche, per esempio, ritardo cognitivo lieve. Quindi, ecco, io starei qui le ore, ma sono Ma che. non possiamo però neanche, non possiamo nemmeno svelare troppo, perché insomma, se no uno si perde anche la sorpresa, no? Poi c'è Marco che ci fa dei segni dalla regia che dice: no, Sì, ma questo non dite troppo. Ecco, infatti lasciate un po' di no, ma margine. dopo metto sotto anche Marco con l'attività neuromotoria perché ho visto che ha degli inceppamenti. Allora, sono entrato a gamba tesa perché devo dire due cose. Uno, questa registrazione integrale, senza le slide, perché le slide comunque sì, ecco, avrete il corso da vedere, che lo chiedete ai vostri rappresentanti. La registrazione integrale da domani sera sarà disponibile. Siccome è quasi ora di cena, ma ci tengo troppo perché è talmente importante le competenze che adesso Paolo Giuliani vi dimostrerà, a dedicare 10 minuti anche a lui. Perché io vi conosco tutti e due, quando ridete, cantate, ci mettete anche la scienza, vi facciamo le 9 di Esatto. sera. Allora, anche perché Paolo, ci sei? Se non L'abbiamo ci sei, stoppato. ci No, hanno abbandonato. no, no, ci sono, ci sono. Ok. A questo punto è solo da allora, innanzitutto, David, è un piacere perché ti saluto qui ed è veramente un piacere ascoltarti. Grazie. Raffaella, lo stesso, ci sentiremo in questi giorni. Eccoci. Quindi, grazie a tutti voi, a voi due. Ringrazio pubblicamente tutti i partecipanti perché non ritornerò in video. Quindi, lascio la parola a Paolo. Vedremo come Ok, ho andranno le condiviso lo lezioni. schermo. Tutto a posto, vedete il mio Tutto a schermo? posto, ci sei. Ok, sì. Ciao, ciao Davide, ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. E Ciao. allora, ciao Raffaella. Allora, buon pomeriggio a tutti. E come anticipato da Marco, io seguo gli aspetti dei contenuti digitali e il libro digitale. Due cose. Allora, la prima, brevemente, vi accenno un po' qual è quella che è la composizione del pacchetto digitale nell'adottare Carta Canta. In allegato alla guida docente. Noi diamo in dotazione una serie di DVD, CD, tra cui l'audiolibro, che è una rilettura fatta da uno speaker, no? Da un sintetizzatore vocale di tutto il testo, di tutto il progetto. Dopodiché diamo il DVD del testo digitale da consultare anche in modalità offline, quindi senza connessione internet e senza necessità di alcuna registrazione. Quindi questa è una cosa molto importante. Sempre all'interno, faccio un passo indietro, sempre all'interno del CD, rispondo anche un po' di domande che ho visto in chat. Sempre all'interno del CD audiolibro troverete tutte le tracce di David, ok? Quindi potete metterlo sullo stereo in classe per poter attivare tutte le canzoni. Il mio intervento poi alla finalità, e ho condiviso anche lo schermo, è un PDF che poi vi condividerò, verrà pubblicato all'interno del sito Raffaello Formazione. Ho chiamato istruzioni passo passo per accedere già da oggi, no? A una selezione, a un'anteprima di contenuti multimediali legati a Carta Canta. Allora, ripeto, potrei andare online, però preferisco partire da questo PDF che è lo stesso PDF che poi, ripeto, vi troverete, no? Come promemoria. Primo step da fare è andare sul sito Raffaello Scuola, che sicuramente già conoscete, e cliccare il banner Novità 2020.
All'interno di questa pagina troverete carta canta, cerchio dei lettori, cerchio delle discipline. Selezionate, io in questo caso ho selezionato carta canta. Vi troverete in quella che noi tecnicamente chiamiamo la scheda prodotto, una scheda suddivisa in più argomenti. Come vedete, c'è la descrizione del progetto, i codici e i prezzi e la sezione che seguo in prima persona è quella dei contenuti e saggi digitali. Scrollando all'interno di questa pagina troverete vari link. Diciamo, troverete il link per collegarvi al libro digitale, che una volta cliccato si va in un ambiente che è quello del libro digitale Raffaello, che si chiama Raffaello Player Online. Vi troverete all'interno di questa schermata, selezionate la classe che volete sfogliare. In questo caso vado sulla classe prima e poi navigando, poi ho saltato una slide, però in realtà all'interno di carta canta classe prima potremo sfogliare il metodo, le letture, le discipline e i vari allegati. Sono entrato in questo caso su letture grammatica. Vedete, la schermata è abbastanza intuitiva e semplice, le icone presenti sono standard, diciamo, ecco. Quindi muovendo le frecce a destra e a sinistra si può progredire con le varie pagine e quando trovate l'icona video o come l'icona audio ci cliccate sopra e lì si aprirà il video. Quindi ecco detta veramente in due parole, no? Tutta la strada che da Raffaello Scuola vi porta alla consultazione del libro e dei contenuti digitali. Eccola qua l'icona che vi dicevo. Inoltre, per vedere un po' i contenuti nella loro totalità, no, del libro, vi consiglio di cliccare l'icona risorse digitali che trovate in alto a sinistra. E poi vedere le risorse della pagina oppure, ecco, per avere proprio la totalità, le risorse del libro. In questo caso ho cliccato vocale insieme, quindi mi riporta al video di cui sopra. Ritornando alla pagina che vi ho detto, anticipato essere la nostra scheda prodotto, e quindi scrollando, vedrete che abbiamo fatto noi con la redazione una selezione dei contenuti digitali, no? E tra queste vi ho evidenziato il video delle vocali. Quindi su Raffaello Scuola all'interno della scheda prodotto, in questo caso di carta canta, cliccando questa voce andrete direttamente a visionare il video e poi da lì potete chiudere la finestra e continuare a vedere il testo. Vi ricordo che i testi sono tutti sfogliabili di tutte le classi e per i capiciclo, per le prime e le quarte, abbiamo inserito anche i contenuti digitali. Non c'è bisogno di inserire alcun codice, ma è tutto, diciamo così, free, gratuito, no? Libero da ogni tipo di blocco. Io ho terminato. E quindi scusate un attimo, chiudo io. E quindi ecco, ringrazio tutti quanti per la partecipazione a questo webinar. Siete stati tantissimi, tante domande. Quindi l'attenzione e la curiosità abbiamo visto essere molto alta. E vi rimando agli appuntamenti di Raffaello Formazione di questa settimana. Il prossimo sarà direttamente domani. Ok, e vi auguro un buon pomeriggio e vi invito a collegarvi già da subito al sito Raffaello Scuola. Buon pomeriggio, salve!